Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Continuiamo il percorso dedicato alla TRT e le molecole che possono derivare dal testosterone. Abbiamo parlato degli estrogeni, parleremo più nel dettaglio anche delle antiaromatasi. Oggi parliamo di un'altra molecola che deriva dal testosterone. Se vi dico la parola DHT lo conosciamo tutti, se vi dico la parola androstanolone probabilmente nessuno di noi sa cos'è, è la stessa cosa, è un sinonimo di questa molecola che deriva dal testosterone attraverso un enzima 5-alfa reduttasi che riduce il doppio legame tra gli atomi di carbonio in posizione 4 e 5. Quindi esiste questa riduzione, un processo biochimico, che porta alla formazione del diidrotestosterone, molecola molto attiva, tre volte e mezza più del testosterone. Quindi potremmo in effetti dire, meno male, abbiamo una molecola anche con un'azione anabolica, anche perché ha in TRT quella ambizione estetica che potrebbe derivarne. Purtroppo no, perché a livello muscolare abbiamo l'enzima il 3-alfa idrossisteroide deidrogenasi che inattiva la molecola, per cui in molti organi, nel cervello, nella pelle, purtroppo sappiamo anche a livello del bulbo e del capello, ha un'azione molto importante, serve appunto allo sviluppo dei caratteri genitali, all'adrenarca nel ragazzo e quindi allo sviluppo dei propri organi anche sessuali e caratteristiche sessuali secondarie, e caratterizza proprio l'uomo, quindi è anche, identifichiamolo come l'ormone che agisce a livello cerebrale, responsabile della libido, responsabile della validità dell'erezione, quindi molto importante anche nel mio lavoro di andrologo, non agisce a livello muscolare perché viene inattivato da questo enzima con il nome complesso e difficile che vi ho detto prima. Quindi andiamo sempre a dosare, specialmente se l'interesse della persona è anche quello di aumentare il desiderio, la libido e l'erezione, i livelli di DHT. Come tutti gli ormoni, pro e contro, chiaramente i suoi recettori non sono solo sul cervello, e quindi è una molecola, chiamiamola psicoattiva, un ormone psicoattivo, non solo a livello della pelle, dove può aumentare anche la produzione di sebo, a livello del bulbo, ma anche del capello, ma anche a livello della prostata. Quindi eccessivi e protratti livelli ormonali di DHT potrebbero avere un'azione di stimolo di crescita sulla ghiandola prostatica in maniera eccedente. Ecco perché ad esempio nel tempo sono stati proposti in terapia delle molecole che vanno a bloccare l'enzima che riduce il testosterone in DHT, quindi questi inibitori delle 5-alfa riduttasi, 5-alfa riduttasi che poi abbiamo visto essere di tipo 1 e di tipo 2. Solo per dire, esistono anche in natura delle molecole che possono bloccare l'attività, specialmente della riduttasi di tipo 2, come ad esempio la famosa berberina, che tutti conosciamo, affiancata ad altre molecole per la regolazione della risposta insulinemica, quindi i regolatori della glicemia, e è la parente naturale della metformina, ma ha un'azione di inibizione sulla 5-alfa riduttasi di tipo 2, e un'altra molecola che è l'acido monocaffeiltartarico presente in natura, che anche esso può avere questo tipo di azione. Quindi ecco il compromesso, qual è l'osservazione? È chiaro che se una persona in TRT, in terapia ormonale sostitutiva, anche per la ricerca di un benessere della sfera sessuale, contrastare poi con molecole chimiche come la finasteride e la dutasteride, personalmente non lo trovo utile, perché ci possono essere delle ripercussioni talvolta protratte anche sugli aspetti della libido, della sfera sessuale in senso negativo. Quindi sono degli equilibri che dobbiamo ben ponderare. È chiaro che se la necessità estetica di non perdere parte dei capelli è prioritaria, bisogna fare bene i conti, perché comunque spesso la conversione del testosterone in DHT in chi ha un'alopecia androgenica, quindi geneticamente predisposta, potrebbe accelerare questo fenomeno. Ma del resto è un ormone indispensabile proprio perché potenzia l'azione del testosterone e lo rappresenta, come dicevo, specialmente a livello cerebrale per quanto riguarda la libido e, inerente alla mia professione di andrologo, anche su quella che è la validità delle erezioni. Bene, con questo vi saluto, continueremo ogni settimana a fare dei piccole pillole sulla TRT e i suoi ormoni derivati, e anche il contenimento di alcuni effetti collaterali, che quelli, i benefici li conosciamo tutti, cerchiamo di conoscere i malus e il modo per contenerli. Con questo vi saluto, auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.